Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Io sto bene. Oggi è una giornata uggiosissima, veramente sta piovendo da 3-4 giorni e praticamente non si vede mai il sole. Quindi ho pensato di registrare un video per parlarvi di quella che è la mia body care routine, perché comunque fa freddo. Adesso in questi giorni sta anche piovendo e quindi si ha poca voglia di uscire, si ha voglia di stare a casa e personalmente non c'è niente di meglio sicuramente di stare sul divano, bersi una cioccolata calda, guardarsi una serie TV. In alternativa però mi piace anche farmi una bella doccia con calma, mettermi tutte le mie cremine, fare tutta la mia body care routine. E siccome ultimamente sto provando diversi prodotti che mi piacciono moltissimo, che sono perfetti per questo periodo, che sono estremamente coccolosi e avvolgenti, ho voglia di parlarvene. Prima di cominciare questo video, come sempre vi ricordo, se vi fa piacere, di lasciare un like, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video. Se vi state chiedendo che gioiello indosso, questo è uno dei gioielli Ana Luisa di cui vi ho parlato nello scorso video. Ana Luisa rivende dei pezzi fantastici e vi lascio qui sotto il link al sito se siete interessate. Vi ricordo che al momento ci sono diverse promo per il periodo natalizio e in più abbiamo un codice sconto che vi lascio qui scritto, ma vi lascio tutto scritto anche nell'info box se siete interessate ad acquistare qualcosina per voi o se avete piacere di fare un regalo per Natale. Cominciamo subito con i prodotti e voglio mostrarvi un kit di prodotti che ho ricomposto perché secondo me è bellissimo come idea regalo del periodo. Io questo l'ho rivisto, rivenduto al Tulipano. L'ho acquistato sul sito di Douglas, ma al momento mi sembra esaurito. Però se proverò a cercarlo online, perché ho visto che su alcune profumerie online, tipo Sabbioni, se non sbaglio, è ancora disponibile. Nell'eventualità che non lo fosse, comunque il kit, ripeto, è veramente stupendo. Ma se voleste acquistare i singoli prodotti o i tutti i prodotti in taglia full size, sono comunque rivenduti, per esempio, sul sito di Douglas. Ora, ripeto, questo è il kit ed è stupendo. È un kit di Diego Dalla Palma che si sposa benissimo con il concetto del video che avevo in mente e si chiama Mind and Body, quindi perfetto proprio per andare a prenderci cura del corpo in questo periodo, ma anche della mente, perché magari si ha voglia di staccare un attimino, di rilassarsi, sono in arrivo le vacanze, quindi abbiamo un attimino voglia di prenderci una pausa da tutto quello che è il tran tran quotidiano. Tra l'altro, fatemi sapere se andate in vacanza da qualche parte per le vacanze natalizie. Io penso, come al solito, che staremo a casa, al massimo faremo qualche giornata singola, insomma, da qualche parte. E forse a gennaio riusciamo ad andare via qualche giorno con Viola, vediamo, è ancora tutto in forse. Comunque, questo kit è semplicemente stupendo. Sono tutti prodotti in mini taglia. I prodotti che voi vedete qua li trovate comunque full size. Il full size dovrebbe essere l'olio per il corpo. Ora lo riapro perché è veramente stupendo. E questi sono i prodottini che trovate all'interno. A parte che il pack, secondo me, è super bello, questo color lilla chiaro, e il pack è in questo materiale opaco che mi piace tantissimo. E questo è l'olio doccia setificante corpo, un olio doccia quindi fa schiuma, lava, eccetera, ma è molto delicato, super piacevole. I profumi di questa linea sono dei profumi da spa di lusso, veramente il profumo non ve lo saprei neanche descrivere perché è una specie di fiorito caldo abbinato a degli oli
veramente qualcosa che io non ho mai sentito, sinceramente. Piacevolissimo, non troppo profumato, molto caldo e avvolgente, sicuramente sì. Comunque, appunto, questo è l'olio doccia che mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, veramente lo uso con super parsimonia perché, appunto, la confezione è questa da 100 ml, quindi voglio che mi duri il più possibile. Abbiamo poi il Talasso Burro Scrub Illuminante Corpo. Carinissime le confezioni, soprattutto queste in miniatura, ma ripeto, trovate anche i prodotti full size se siete interessati. E adesso qua devo stare attenta a non fare danni. Questo è lo scrub, vedete che è molto fondente e burroso, è uno di quegli scrub che vi vanno a levigare molto bene la pelle, ma vi lasciano l'oleosità sul corpo, quindi volendo potete utilizzarlo anche come ultimo step, poi andate a sciacquarvi, ma vi lascia proprio questo film bello morbido, oleoso, burroso. Anche qua il profumo spettacolare. Questo non l'ho ancora provato, ma è l'olio setificante illuminante corpo. Questo è un olietto comunque a tocco secco, quindi vi lascia la pelle bella morbida e idratata, ma si asciuga in velocità. E questo vado a leggere, è arricchito con olio di fiori di ciliegio, argan e angelica coreana, ecco, e con questi petalini in infusione, stupendo, anche questo un prodotto meraviglioso. Però, ripeto, non l'ho ancora provato. E poi abbiamo anche il burro fondente nutriente corpo, profumato come tutta la linea, insomma. Sono contentissima di aver provato questi prodotti e sono contenta di averli presi in questa mini taglia, in queste mini taglie, un po' perché sono anche molto carine, ma un po' perché sono prodotti, secondo me, che non vanno utilizzati tutti i giorni. Io li conservo per occasioni speciali o per esempio magari il weekend quando mi faccio la doccia con più calma, ho più tempo, eccetera. E quindi sono prodotti che utilizzerò magari un po' di meno e non mi va di avere magari il prodotto full size che poi magari rimane aperto tanto a lungo, insomma. Comunque, ripeto, un kit stupendo anche se vi va di fare un regalo, insomma. Poi, proseguendo con i prodotti, sto adorando questo prodotto di Ameliorate. Questo è il Nourishing Body Wash ed è un brand rivenduto su Lookfantastic. Vi ricordo che anche lì abbiamo un codice sconto, vi lascio qui sotto tutte le informazioni. E questo è un gel lavante piuttosto corposo e cremoso, perfetto per chi ha una pelle secca, molto secca, disidratata, ruvida. Sapete che io soffro di cheratosi pilare sulla zona delle braccia, quindi soprattutto adesso che è arrivato il freddo, ho bisogno di un prodotto più delicato, più nutriente sotto la doccia. Mi piace sempre utilizzare di doccia schiuma più carini, profumati da alternare. Ma quando ho la pelle irritata so che devo andare sui miei prodotti sicuri, tra virgolette, e delicati, ecco. E questo è perfetto. Il profumo che ha è un po' particolare, è quello di prodotti per il corpo di un tempo. Veramente mi ricorda qualcosa che utilizzava mia nonna. Questo ricordo di quando ero bambina ed è un profumo che in realtà non mi fa impazzire, però ripeto, la sua azione super mega delicata, nutriente, mi va subito a calmare la zona, soprattutto delle braccia quando è irritata e mi pizzica anche un pochino, soprattutto magari a contatto adesso che indossiamo dei maglioni, magari a volte la lana o i tessuti vanno un pochino a grattare, ecco, la pelle. E con questo, insomma, mi trovo benissimo. E tra l'altro ho acquistato anche la sua crema, questa è la Transforming Body Cream. Niente, è la stessa crema, diciamo, della linea. Questo è il pack interno e questa è la crema. È una crema morbida, corposa, non troppo
non troppo burrosa, si assorbe molto velocemente, ma si sente la sua bellissima azione nutriente, idratante. Anche qua abbiamo questa profumazione un po' particolare. Mi ricorda qualche tè, un infuso, ecco, qualcosa. La pelle è morbidissima, la crema si assorbe in fretta, vi lascia sì uno strato protettivo sulla pelle, ma non è di quelle che, oddio, non riesco più a rivestirmi dopo. Veramente l'azione è meravigliosa, morbidissima. E anche qua, se volete una crema molto delicata, ma molto efficace appunto per la pelle secca, questo brand è molto molto valido. Poi, per quando si fa la doccia la sera, magari subito prima di andare a dormire, ho trovato un prodotto. Allora, anni fa, se vi ricordate, acquistavo costantemente da Sephora lo spray per il cuscino Deep Sleep del brand This Works, che appunto trovavo sempre da Sephora, ed era questo spray agli oli essenziali alla lavanda che aveva questo effetto rilassante che io andavo sempre a spruzzare sul cuscino o insomma sul letto prima di andare a dormire, e aveva questo effetto super rilassante, conciliava il sonno, insomma mi piaceva un sacco. Bene, ho trovato il Deep Sleep Shower Gel, il gel doccia per il corpo, ecco. Il profumo è proprio quello dello spray, ecco, vi deve piacere perché è un profumo di lavanda abbastanza intenso, ecco, però appunto utilizzato proprio come doccia serale prima di dormire, concilia tantissimo il sonno. Proprio, cioè, adesso io mentre lo annuso mi viene sonno proprio per questa mia abitudine ad utilizzare in passato lo spray. Adesso non lo utilizzo, ma perché spesso mi capita di dormire con Viola e quindi non è il caso di spruzzare niente sul letto, ecco, e contenendo oli essenziali, ecco. Però il profumo è super mega rilassante, purché io non sia una grandissima fan della lavanda, perché la lavanda a volte ha questo odore appunto intenso, un po' quello della nonna, ecco, questo ha quell'odore lì, però è particolare, contiene anche la camomilla, proprio contiene tutti questi oli che mi fanno veramente rilassare. Se anche voi siete amanti dello spray di This Works, oppure volete provare un prodottino per la doccia che vi rilassi, magari se fate la doccia poco prima di coricarvi, ecco, questo è ottimo. Infatti si chiama gel doccia rilassante. Posso assicurarvi che veramente vi mettete a dormire in doccia praticamente. Altro prodotto immancabile sotto la doccia per me è l'Atoderm Wild Douche di Bioderma. Anche questo è un olio per me che non può mai mancare sotto la doccia. Anche questa è una delle mie certezze degli ultimi non so quanti anni, da tenere sempre per quando appunto la mia pelle si irrita, è troppo secca, è irritata, non posso utilizzare magari qualcosa troppo profumato, troppo colorato, eccetera. Ho bisogno di un prodotto proprio neutro e sicuro. Questo per me è sempre una certezza. Infatti, vedete che vado a acquistare il boccione da 1 litro, tra l'altro lo utilizzo anche su Viola perché appunto è estremamente delicato, perfetto anche per i bimbi piccoli. Questo appunto è ultra nutriente, anti-irritazione, deterge in estrema delicatezza, quindi anche questo mai più senza. Un altro prodottino che adoro, molto buono e rilassante, è questo bagno doccia emolliente nutriente alla mandorla di Phytorelax. Questo è un profumo di mandorla che mi piace tantissimo perché è un profumo caldo e avvolgente, perfetto per la stagione fredda. Questo proprio vi sa subito di una coperta calda e avvolgente, veramente mi piace da matti. Sapete che non sempre adoro i prodotti profumati alla mandorla, a volte hanno un profumo nauseante e questo è invece favoloso. È abbastanza intenso come profumo, però mi piace e sotto la doccia proprio mi dà un'idea di relax, di caldo. Mi piace tantissimo. New entry del periodo è un prodotto che sto utilizzando veramente da
che ho utilizzato penso 2 volte, l'ho appena acquistato ed è indicato invece questo per una doccia del mattino. È un brand di cui ho provato alcune cose in passato, ma adesso erano diversi anni che non acquistavo niente e volevo riacquistare appunto qualcosina. Il brand è Aespa, io l'ho acquistato sempre su Lookfantastic. E questo è l'Energizing Bath and Shower Gel. Questo viene definito un detergente corpo con aromaterapia per risvegliare e rivitalizzare. Infatti ha questo profumo di agrumi, veramente meraviglioso, ed è una sferzata di energia pazzesca. Proprio sembra di annusare, non lo so, un limone appena tagliato e andiamo subito ad annusarlo. Ecco, proprio questa è l'idea di quando lo si annusa. Buonissimo. Sapete quanto amo i profumi agrumati, questo è veramente meraviglioso. Ripeto, secondo me è perfetto da utilizzare al mattino come risveglio lento ma energico, insomma, che vi dia la carica per la giornata. E niente, un prodotto meraviglioso che vedete che ho appena cominciato ad utilizzare, ma che sono già follemente innamorata. E poi, sempre sotto la doccia, altri 2 docciaschiuma, però da grande distribuzione, quindi molto economici, molto carini, ma che mi piacciono tanto. Uno è questo di Vidal ed è nuovo alla vitamina C, energizzante. Anche questo ha una buonissima profumazione di arancia, proprio di spremuta d'arancia, molto buona e sicuramente molto molto energizzante. Adesso l'ho visto appena uscito, ma lo trovate insomma un po' dappertutto, io l'ho acquistato credo al DM. E un altro prodotto abbastanza vecchio, ma che non avevo mai provato di ultradolce di Garnier, è questo bagno doccia alla oliva e sapone nero. Appena aperta, però veramente mi piace tantissimo. Ha questo profumo di sapone nero molto avvolgente e buono. Si sente il profumo dell'oliva e è un profumo veramente che mi aspetto non proprio da un docciaschiuma da supermercato. Ecco, mi piace veramente tantissimo. È super piacevole e avvolgente. Voi sapete quanto amavo, ma non lo fanno più, non so perché, il bagno doccia, quello della linea, la linfa d'acero, mi pare, quello rosso, mi piaceva tantissimo. Quindi veramente consigliatissimo, a un prezzo super economico, però veramente è veramente un ottimo doccia schiuma. Prodottino super economico, ma che mi piace tantissimo, ve ne ho già parlato spesso, è di Balea, ed è questo olio da massaggio della linea Mindful Moment, una delle ultime uscite. Mi dispiace un sacco che questo oletto lo facciano in mini taglia, perché secondo me è ottimo. Ha un profumo di uva da tavola, molto dolce e piacevole, mi piace tanto. Niente, è un ottimo oletto che utilizzo dopo la doccia. Poi, per quanto riguarda gli scrub, sto utilizzando insieme a quello di Diego Dalla Palma questo scrub di Pranaturals. Ve ne ho parlato di questi scrub, credo ancora l'anno scorso, sapete quanto mi piacciono. E questo è il Dead Sea Salt Body Scrub nella versione ai lilà. Molto buono, un buon profumo. Adesso non ve lo apro perché è molto molto oleoso, mi colerebbe olio dappertutto, ma è un ottimo scrub esfoliante, vi leviga molto bene la pelle e vi lascia uno strato bello oleoso sul corpo. Quindi è uno scrub che io vado a utilizzare come ultimissimo step sotto la doccia. Faccio lo scrub, mi do una sciacquata, i granuli ovviamente cadono e mi rimane questo sottile strato di olio sul corpo molto morbido e piacevole. Ecco, mi piace tantissimo e quindi ve lo straconsiglio. Se vi interessa, tra l'altro, Pranaturals è rivenduto, io trovo tutti gli scrub rivenduti su Amazon. Per quanto riguarda l'idratazione del corpo, oltre ai prodotti che vi ho già mostrato, sto utilizzando queste 2 body superfood di Garnier. Questa è la Nourishing Cream all'avocado, mentre questa è il Repairing Butter
al cocco. Allora, questa è sicuramente una crema nutriente, però per il momento comincia a essere, però ultimamente comincia a essere un po' troppo leggerina. È più indicata per una mezza stagione, però ha un effetto molto bello idratante e il profumo di avocado è super piacevole. Mentre questo non è un burro, è una crema più corposa che però mi piace tantissimo. Questo profumo al cocco, ma è una profumazione molto calda di cocco, non è un profumo estivo, quindi è molto piacevole per il periodo e vi lascia la pelle bella, morbida, idratata. Mi piace tantissimo. In alternativa utilizzo il mio amato Green Tea di Elizabeth Arden nella versione Honey Drops Body Cream. Quindi la crema, quella più corposa con le perle di olio che vanno a rottura nel momento in cui andate a massaggiare la crema. Super piacevole, sapete quanto amo d'estate questo profumo al tè verde, ma in questa versione cremosa e con queste perle di olio è perfetta anche da utilizzare adesso durante la stagione invernale, se ho voglia magari di una profumazione diversa, insomma, dalle solite profumazioni calde e coccolose. Utilizzo anche questa crema di REN, la AHA Smart Renewal Body Serum, perfetta questa da andare a utilizzare sulla zona delle braccia dove ho la cheratosi, perché ha gli alfa idrossiacidi, quindi ha un'azione esfoliante ed ha un'azione sia appunto nutriente che esfoliante e va a levigare la pelle, è perfetta per questa zona, indicata soprattutto per questa tipologia di problemi. Altra crema che adoro è la Kering di Barnengen, questa è una lozione corpo, quindi è più leggera come consistenza, però è piuttosto idratante, non è troppo leggera, insomma. Questa è al latte di avena e niente, l'unica pecca è che magari ha questa profumazione un pochino di talco, che sapete che non amo tantissimo, però insomma la crema è molto buona. E ultimissima, ma non per importanza, è il siero idratazione intensa di Nivea all'arancia e avocado. Sapete quanto amo questa versione, soprattutto per la sua profumazione. E appunto, la crema è un siero, nel senso che è leggermente lattiginosa, però vi idrata molto molto bene la pelle del corpo. Vi lascia questo profumo di arancio che è spettacolare. Indicato per pelle normale e secca, sì, perché comunque è bella idratante, ma non è super mega idratante, ecco. Bene, miei cari, questi erano tutti i miei prodotti in utilizzo per la mia body care routine. Sono tanti, sì, sapete che però sono appassionata, mi piace cambiare spesso prodotti, mi piace utilizzare tante cose in contemporanea, in base un po' alle esigenze, in base un po' alla giornata. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qual è il prodotto che vi ispira di più. Fatemi sapere tra l'altro qual è il vostro prodotto must per questa stagione invernale. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a qui. Se vi fa piacere lasciate un like, se il video vi è piaciuto iscrivetevi qui sotto per non perdere tutti i prossimi video. Vi ricordo come sempre che vi lascio qui sotto in info box tutti i prodotti che vi ho citato, i link dove poterli acquistare ed eventuali codici sconto. Io vi saluto, vi mando un bacione grande, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!